183 voti favorevoli, 161 contrari e un astenuto. La Camera ha approvato il decreto legge sul lavoro. Il testo passa ora al Senato. Sentiamo il momento del voto. Presenti 445, votanti 444, astenuti 1, maggioranza 223, favorevoli 283, contrari 161. La Camera approva. Dopo il codice a barre sulla fronte ieri, oggi i deputati 5 Stelle si sono incatenati in aula alla Camera per protestare contro il decreto legge lavoro. Le catene bianche e rosse sono spuntate subito dopo l'intervento in dichiarazione di voto del 5 Stelle Walter Rizzetto, che citava il presidente americano Roosevelt. Vediamo questo momento. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature. Queste, Presidente, sono le vere catene che imprigioneranno i nostri nuovi colleghi, schiavi lavoratori. Colleghi, per favore, grazie. Togliete questi cartelli e le catene. Prego, i commessi intervengano. Intervengano i commessi. Togliete queste catene. Ecco, abbiamo visto questo momento. Allora, per parlare di questo non solo, abbiamo in studio con noi Roberto Fico, Presidente della Commissione Vigilanza RAI, deputato del Movimento 5 Stelle. Benvenuto a Rai News 24. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti. Partiamo proprio da quello che abbiamo appena visto, quindi il decreto lavoro. Avete votato contro, ieri vedevamo appunto, ne parlavamo prima, le proteste a partire dal codice a barre incollato sulla fronte, oggi le catene. Che cos'è che non vi piace di questo decreto? Prima di tutto il nome decreto lavoro è incredibile, perché di lavoro non si parla solo di contratti di lavoro, e io non penso che per creare lavoro abbiamo bisogno di una nuova tipologia di contratti. Qui si rende precari ancora di più le persone, si formalizza la precarietà del lavoro e l'instabilità del percorso lavorativo, e si rendono appunto schiave le persone del proprio datore di lavoro. In questo modo noi non possiamo andare avanti, ed è per questo che noi chiediamo che siano fatte politiche totalmente diverse, opposte a queste. Quando si parla di lavoro si deve davvero creare lavoro con incentivi e con progettualità e visioni di altro tipo. Non c'entra niente la contrattualistica. E ora andiamo sempre avanti con l'operato del governo. Renzi ha promesso meno tasse ai pensionati e alle partite IVA dopo il bonus di 80 euro che sappiamo voi avete fortemente criticato. Che cosa ne pensate di questa nuova misura? Il punto fondamentale è che qui stiamo parlando sempre di annunci, conferenze stampa, slide, perché se io le dico il dato delle leggi portate a casa dal governo Renzi è allucinante, lo dice il Sole 24 Ore proprio ieri. Zero leggi, neanche una legge, sono tutti spot, tutti annunci, tutto un faremo, e non c'è niente di fatto, non una legge che è diventata legge dello Stato, annunci. E quindi sugli annunci siamo anche un po' stufi di continuare a parlare, ma io parlerei molto di più di reddito di cittadinanza, delle nostre proposte che sono state presentate nelle commissioni, di aiuto vero alle piccole e medie imprese, di abolizione dell'IRAP per la piccola imprenditoria, e che ce la chiede proprio la piccola imprenditoria, gli emendamenti che noi abbiamo fatto approvare per la delocalizzazione, per sfavorire la delocalizzazione delle imprese, e quindi tutte le imprese che hanno ricevuto fondi pubblici e che vogliono delocalizzare devono prima restituirci i fondi che hanno avuto, altrimenti non ha senso che noi diamo soldi pubblici alle imprese che investono qua, poi si fanno e trattengono anche i fondi pubblici italiani delle tasse di tutti i cittadini. E con un emendamento del Movimento 5 Stelle di Mattia Fantinati, che è un deputato nostro, siamo riusciti a far passare questo emendamento che oggi è davvero legge dello Stato. E a Renzi, che invece parla di comici milionari che dovrebbero provare a vivere con 1200 euro al mese, cosa rispondete? Ma anche qui vorrei andare più sui contenuti, comici milionari. Io dico solo che noi in Commissione, in Parlamento, abbiamo scritto una legge che è quella sul reddito di cittadinanza, abbiamo tutte le coperture e che potrebbe aiutare tantissime persone, e non con gli 80 euro o cose simili, ma con un reddito reale di oltre 600 euro mensili, e quello può creare invece nuova domanda, nuova sicurezza, per creare anche un'idea di mondo differente, dove lo Stato davvero ti aiuta ed è vicino al cittadino. Se dobbiamo ripartire dalla domanda, possiamo ripartire dal reddito di cittadinanza, e oggi invece Renzi ha detto che il reddito di cittadinanza è qualcosa che neanche contempla, e quindi abbiamo politiche e idee diametralmente opposte, soprattutto su una cosa: noi prima di fare le cose, prima di dire le cose in conferenza stampa, le facciamo.
per dire abbiamo rinunciato ai 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, poi abbiamo presentato la legge, abbiamo dimezzato le indennità dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e poi abbiamo presentato la legge. Questa si chiama coerenza, prima facciamo le cose e poi le annunciamo. Parliamo ora invece di riforme costituzionali. Noi sappiamo che appunto il Movimento 5 Stelle sostiene la proposta Chiti che prevede il Senato elettivo. Due punti su questo, Fico. Ecco, perché vi convince la proposta Chiti? E poi, siccome su questa bozza sta convergendo anche Forza Italia, c'è un asse in vista in funzione anti-Renzi? Se sì, è percorribile? Il punto nostro, che il valore più alto che noi cerchiamo di mantenere è la coerenza. In campagna elettorale abbiamo sempre detto che se ci sono delle idee buone che ci piacciono, noi le andiamo a votare tranquillamente, e questa di Vannino Chiti in parte ci piace, e quindi con degli emendamenti anche del Movimento 5 Stelle a questa proposta possiamo andare avanti su questa soluzione, anche perché la riforma Renzi del Senato mi sembra un po' una chiacchiera da bar, sembra che non si comprenda fino in fondo la funzione vera e alta del Senato, che deve essere una camera di controllo, magari una camera con diverse funzioni dalla Camera dei Deputati, magari che non dà la fiducia al governo, ma che sulle grandi leggi diventi di nuovo un bicameralismo perfetto, quindi sulla legge elettorale, le riforme costituzionali e così via. E poi possiamo dare una possibilità al Senato, quella prima di tutto di essere elettivo come adesso, ma poi di fare l'accesso diretto alla Corte Costituzionale, in modo da non dover aspettare anni e anni stile Porcellum per avere una legge per avere una dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale di una legge come il Porcellum. E sul fatto che Forza Italia anche approva questo tipo di proposta non vi tocca, cioè non c'è questa possibilità di un asse in funzione anti-Renzi? No, non è un asse, c'è una proposta, la proposta ci piace, chi vuole convergere converga, ci piace fino a un certo punto, perché poi dobbiamo inserire anche gli strumenti di partecipazione di democrazia diretta che è nel nostro programma, tipo il referendum comunale abrogativo e deliberativo senza quorum, lo strumento del ricollo, ovvero durante una legislatura poter richiamare un deputato perché non ha mantenuto i patti con i propri elettori, e l'obbligatorietà della discussione delle leggi di iniziativa popolare che già sono previste nella nostra Costituzione. Parliamo ora della campagna elettorale per le europee, voi ci puntate molto e sarà centrata la vostra soprattutto sui temi economici. Che cosa c'è da cambiare nell'economia europea che non va? Ma l'economia europea va cambiata in sé proprio l'Unione europea. Noi dobbiamo ritornare alla concezione di comunità europea, perché un'unione si fonda sui trattati, su progetti comuni, che però chi non rientra in questi progetti, non rientra in questi trattati, tipo il fiscal compact, va a casa, ed è quello che è successo alla Grecia. La Grecia è stata mandata, è stata lasciata sola, abbandonata, perché valeva il 2% di PIL di tutta l'Unione europea, e per questo è stata abbandonata. Allora noi non vogliamo un'unione che si fonda sui trattati e chi non ci sta va a casa, noi vogliamo ritornare a una comunità, perché una comunità si dà una progettualità e dice: in 5 anni il reddito pro capite deve essere tot, in 5 anni passiamo alle energie rinnovabili dalle fonti fossili. Questo fa una comunità. In 5 anni tutti quanti i cittadini devono avere una casa, devono avere un lavoro sicuro. Questo si dà una comunità, e questa Unione Europea non è più questa comunità. Allora noi dobbiamo riportare questo senso in Europa, questo tipo di idee, e non lasciare una Grecia sola, disperata, come in questo momento, dove addirittura i bambini sono malnutriti o le persone vanno a prendere cibo scaduto dai supermercati. Allora io questa Europa qua non la voglio e pretendo di cambiarla. Campagna elettorale, quindi siamo in periodo di par condicio elettorale, il Movimento e lei in particolare proponete un diverso conteggio di parola per quanto riguarda le figure istituzionali, tra l'altro di oggi il vostro secondo esposto alla GCOM, tra l'altro ecco Rai News 24 non è citato nel nostro... Esatto, quindi ecco, ci può spiegare meglio che cosa chiedete? Noi sappiamo che negli anni la giurisprudenza è passata ad analizzare un tempo totale, ovvero un tempo magari formato soprattutto dal tempo di notizia, ovvero quanto si parla in sé di una forza politica, col tempo di parola. Il tempo di parola è quanto un deputato, un senatore parli in prima persona del proprio movimento o delle idee del proprio movimento o partito, e quindi dobbiamo spostare sempre di più, come ci dice anche oggi l'Agicom, verso questo tempo di parola. È chiaro questo.
Parliamo adesso invece di questa cosa. Secondo il quotidiano La Repubblica, ma i dati ufficiali ancora non ce ne sono, le inserzioni pubblicitarie sul blog di Grillo sarebbero un affare da circa 570.000 euro l'anno, costruito intorno al partito del Movimento 5 Stelle. Cosa rispondete? Tra l'altro le chiediamo, appunto, visto che non ci sono dati ufficiali, che cosa ne sa lei? Allora, le dico che l'articolo di Repubblica è molto divertente perché fa un titolo enorme, come se ci fosse un problema o qualcosa di losco. Poi, quando si va a leggere l'articolo all'interno, nei loro calcoli calcolano un 500.000 euro all'anno, e per gestire un blog che supera in informazione anche online Sky ci vuole una pubblicità per giustificarlo, cioè per riuscire a finanziarlo, e quindi c'è una pubblicità che finanzia proprio le spese del blog, credo neanche tutte, mi sembra un percorso normalissimo e corretto, e poi tutti i bilanci sono disponibili alla Camera di Commercio e non comprendo proprio di che cosa ci quale sia l'accusa di guadagnare tramite il blog, e questa è una cosa che rispondiamo al mittente perché non è assolutamente vera, è un autofinanziamento per far stare in piedi il blog, che ricordiamo che fino a pochissimo tempo fa non aveva mai avuto pubblicità, ma poi non è stato più sostenibile, quindi abbiamo messo delle pubblicità per reggere questo grande polo informativo. Un'ultima battuta per Roberto Fico, intanto ricordiamo che domani ci sarà la manifestazione pubblica dei 5 Stelle a Pomigliano, simbolo per voi della politica industriale che non funziona. Perché? Non funziona perché noi dobbiamo riprogettare l'industria del paese, dobbiamo scrivere un piano energetico nazionale che sia serio, dobbiamo avere una nuova visione del mondo. Magari Pomigliano poteva essere la fabbrica che si convertiva nella costruzione di cogeneratori, con la cogenerazione. Dobbiamo riprogettare il nostro mondo perché è un mondo che sta cambiando, e più riusciamo ad essere noi cittadini liberi, gestori di questo cambiamento, e più avremo un lavoro e un reddito che sia totalmente diverso, e così dobbiamo partire anche da Pomigliano. Grazie a Roberto Fico, deputato del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Vigilanza RAI. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.